Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e oggi vi racconterò una storia. La storia di un posto magico e popolato da creature fantastiche dove i sogni si avverano. SmackDown Live alla fine del 2016. C'era una volta, quasi 2 anni fa, SmackDown Live. SmackDown Live assunse una sua identità da Backlash 2016, pay-per-view che considero ancora oggi come uno dei più soddisfacenti che io abbia mai visto. E poi la perfezione. Ogni storia era interessante, personaggi ormai dimenticati e mal sopportati trovarono una nuova linfa vitale. SmackDown era ormai diventato uno show imperdibile. E tutti vissero felici e contenti. Almeno sino allo Shake Up del 2017. Le perdite di Bray Wyatt, Dean Ambrose e The Miz, 2 ex campioni WWE ed il miglior campione intercontinentale da anni a questa parte, non sembravano però eccessivamente gravi sulla carta, grazie all'acquisto di gente come Kevin Owens e Sami Zayn, ma soprattutto grazie al debutto nel main roster di Shinsuke Nakamura. Nomi del genere, se uniti a main eventer già affermati, avrebbero comunque potuto formare un'ottima prima linea per SmackDown. Ma da quel momento, tutto ciò che poteva andare male, andò peggio. Ancora oggi faccio fatica a spiegarmi come diavolo ci siamo ritrovati Jinder Mahal campione WWE. La sua storia finita con Randy Orton, culminata peraltro all'interno del Punjabi Prison Match, è parte dei miei incubi peggiori. Lo spreco con cui buttarono nel cesso il Money in the Bank di quell'anno con Baron Corbin che fallì il suo incasso sul Maharaja dei tempi moderni. La divisione femminile vide l'arrivo della donna più vincente di Raw, Charlotte Flair. E cosa hanno pensato di farci? Ovviamente gettarla nel mucchio e renderla una delle tante. Ricordate Elimination Chamber 2017? In quel pay-per-view ci furono ben 3 incontri femminili, questo perché erano in corso 3 diverse storie. In quell'estate, invece, le donne avevano un solo segmento a puntata, in cui spesso le inserivano tutte insieme per mancanza di creatività. Nel frattempo, la punta di diamante di SmackDown, The Face That Runs The Place, AJ Styles, lottava per un titolo secondario. SmackDown nel 2017 era talmente brutto che non avremmo avuto un bel ricordo nemmeno se fosse andato in onda su Italia 1. La magia che aveva contraddistinto lo show negli ultimi mesi del 2016 era ormai sparita. Le storie non erano più così ispirate, i personaggi erano diventati molto meno interessanti, tanti di quegli sprechi. Mentre ora, nel 2018, si può dire che la situazione sia migliorata, dai. AJ Styles è tornato al posto che gli compete, The Champ That Runs The Camp. Il titolo WWE sembra ormai essere una parte del suo corpo e dopo il buonissimo Last Man Standing match con Shinsuke Nakamura, che è riuscito nell'impresa di farci dimenticare i numerosi buchi nell'acqua dei mesi precedenti, sulla sua strada è comparso Samoa Joe. Come dissi nel recente passato, Joe ha tutte le carte in regola per rendere SmackDown il suo territorio di caccia personale e SummerSlam è il palcoscenico perfetto per il loro scontro, che sto attendendo con molta impazienza. Randy Orton è passato tra le file dei cattivi da poche settimane, ma è già molto più interessante ora che negli ultimi 4 mesi e lui è notevolmente più a suo agio in queste vesti. L'idea di creare conflitto tra Becky Lynch e Charlotte Flair mi intriga moltissimo. Un ipotetico turn farebbe molto bene alla rossa irlandese e intanto ci distrarrebbe dall'attuale campionessa. Infine, il ritorno di Daniel Bryan, ritenuto dai più sottotono, ma solo perché non è ancora coinvolto in faide importanti. Personalmente, è un piacere già solo vederlo lottare, e la faida col suo nemico giurato, The Miz, è qualcosa che si attende dal famoso scambio a Talking Smack. Il loro probabilissimo scontro a SummerSlam è quello che attendo maggiormente, anche se sono dell'idea che la loro rivalità debba concludersi all'interno dell'Hell in a Cell, e una volta sbarazzatosi del Magnifico, Bryan potrà anche puntare al titolo WWE. A differenza di Raw, SmackDown è uno show più leggero che punta alla semplicità e quando bisogna raccontare qualcosa è sempre meglio farlo in un modo immediato ed intuitivo. Attenzione però, non è perfetto e i problemi non mancano. Il turn heel ha aiutato Shinsuke Nakamura, ma fatica ancora nel risultare il big deal che era ad NXT. Vedasi la faida con Styles. Mi piacerebbe che i Rusev Day abbiano direzione, è inaccettabile che ancora non abbiano capitalizzato su una cosa così over. Asuka è stata completamente distrutta da quando ha perso la sua streak e la categoria di coppia non raggiunge neanche sforzandosi gli ottimi risultati dell'anno scorso. Il margine di miglioramento però c'è. La speranza è quella di rendere SmackDown Live di nuovo grande. Perché non so voi, ma voglio che SmackDown torni ad essere lo show imperdibile che era a fine 2016. Voglio poter tornare a dire ai miei amici: mi spiace, ma martedì sera non posso uscire. Devo guardare SmackDown. Sì, è successo. Più di una volta. No, non potete giudicarmi. Oh, ma che cosa volete? SmackDown era imperdibile in quel periodo. Voi invece cosa ne pensate dello show blu? Vi sta piacendo o, proprio come Raw, non vi sta interessando? Fatemelo sapere con un commento qua sotto.
Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.